In estate o anche in primavera, l'ideale sarebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno per andare a reidratarsi, dunque andare a migliorare tutte le funzioni a livello organico, ma anche appunto per andare a eliminare le tossine. Se non si riesce a bere 2 litri d'acqua al giorno, che cosa fare? Si può provare con una tisana, o altrimenti vi do un altro consiglio: preparatevi 2 mezzi litri d'acqua alla mattina e nel pomeriggio, in modo tale che riuscite meglio a consumare il mezzo litro piuttosto che un litro intero, e vi sciogliete dentro una bustina di Benex. Benex sono degli stick che si aprono e si mettono direttamente nell'acqua. Contengono i principi attivi che vanno a migliorare il microcircolo, ma anche a sgonfiare, a drenare proprio i liquidi corporei. In più, se vi resta un altro litro da bere, lo possiamo fare 2 bicchieri da 200, da 250 ml all'incirca, un bel bicchiere d'acqua o d'altro liquido alla mattina, poi un altro bicchiere al pasto, dunque uno a pranzo, uno a cena e un altro bicchiere anche prima di andare a letto, magari anche con un vasificante, come anche alla mattina. In questo modo si ha 1,5 litri, 2 litri di acqua che si possono bere durante la giornata, ma così suddivisi sembra di non berli, perché comunque si va ad idratare il corpo nella giusta maniera. Anche perché se uno non è abituato a bere 2 litri d'acqua molto velocemente si va a stressare anche i reni, per cui sempre meglio suddividerli. Dunque, mezzo litro da bere durante la giornata, durante la mattina, mezzo litro durante il pomeriggio, che possiamo anche metterci dentro delle bustine Benex. Si può fare una bustina, metà bustina sciolta nel mezzo litro e metà bustina sciolta nell'altro mezzo litro, e poi uno o due bicchieri a colazione, prima di colazione anche magari con del succo di limone con un vasificante, alla sera prima di andare a letto un altro bicchiere con sempre un cucchiaino di vasificante, e poi bere poco, mi raccomando, durante il pasto, massimo un bicchiere d'acqua durante il pranzo e durante la cena, altrimenti vanno diluiti troppo i succhi gastrici, per cui si va a rallentare anche la digestione.